Ciao a tutti e benvenuti qui su Game Sailors. Qualche giorno fa ce ne siamo andati a Milano e grazie ad un invito di Nintendo abbiamo potuto toccare con mano finalmente Nintendo Switch. Ci siamo diretti verso il Nintendo Showcase in cui era presente la nuova console Nintendo disponibile dal 3 febbraio e abbiamo iniziato subito il nostro viaggio all'interno di questo nuovo mondo con One Two Switch. Prima ci siamo messi i nostri cappellini da cowboy e io e Oscar Di Liddo, il collaboratore che mi ha aiutato in questa avventura, ci siamo sparati attraverso delle dinamiche che in realtà ricordavano molto i primi giochi della Wii e poi ce ne siamo andati invece a contare le biglie in uno dei minigiochi più incredibili che abbiamo provato, proprio perché simulava il Rumble HD, la nuova funzione di vibrazione all'interno del Joy-Con, simulava perfettamente lo spostamento di alcune biglie all'interno appunto di questo piccolo aggeggino e permettendo appunto addirittura di contarle. Una cosa fenomenale, se vi capita provatele. Poi avevamo samurai in cui uno attaccava e l'altro doveva parare, diciamo, il colpo di spada, e poi mungi che ti passa, in cui invece ci siamo divertiti a mungere mucche invisibili. Dopodiché, subito passata, diciamo, questa presentazione che illustrava alcune dinamiche della console, siamo andati nella zona calda e abbiamo dato un'occhiata. C'era per esempio ARMS, c'era ovviamente The Legend of Zelda, il titolo di punta della console il prossimo 3 marzo, quando uscirà, e c'erano appunto questi stand. Addirittura ARMS aveva un ring, Legend of Zelda aveva tutto un set, chiamiamolo così, adibito proprio per portarci nel magico mondo di Zelda, di The Legend of Zelda. Qui abbiamo invece dato un'occhiata ad ARMS, l'abbiamo anche un po' provato. In realtà qui Oscar non si agita molto, aveva più che altro un modo molto, molto Wii style. In realtà ARMS è un gioco di pugilato in cui i Joy-Con vengono impugnati uno in una mano, l'altro nell'altra, e vengono simulati appunto i pugni che possono essere tirati poi verso gli avversari. Ci sono dei pugni diretti, ci sono i ganci, si può saltare, si può parare, si può schivare. Muovendo i Joy-Con ci si muove attraverso il ring, quindi non si è fermi come per esempio nel pugilato del primo Wii Sport. E poi si possono addirittura fare delle prese. Un gioco molto più tecnico di quanto si possa pensare all'inizio, che mi ha decisamente intrigato, mi è piaciuto. Si possono addirittura cambiare i guantoni, un gioco molto più profondo di quanto si potrebbe pensare. Poi ce ne siamo andati qui, appunto nella zona di The Legend of Zelda, dove gli sgabelli erano addirittura dei piccoli tronchi d'albero, decisamente a tema. E poi abbiamo finalmente potuto provare il nostro Nintendo Switch. L'abbiamo provato un po' in varie configurazioni. Questa ovviamente è quella portatile, con i due Joy-Con inseriti attraverso degli slide, diciamo così, al lato dello schermo, e abbiamo potuto constatare, tanto per dirne una, che il gioco è favoloso. Non tanto il gioco in sé, perché il gioco in sé l'abbiamo un po' provato anche a luglio scorso, però la cosa che più ci ha stupito di questa nuova meccanica, diciamo, di Nintendo Switch è proprio Nintendo Switch. Cioè, ci siamo trovati davanti ad uno schermo da 6.2 pollici, se non sbaglio, quindi non gigantesco, che però ci portava davvero nel mondo di Hyrule grazie al suo essere incredibilmente luminoso, pulito. C'era tutto, cioè era uno Zelda per console casalinga incredibilmente portatile. È difficile spiegare perché sembra banale la cosa. In realtà vi assicuro che è qualcosa di incredibile. Va provato, anche questo va provato. L'abbiamo, come vi dicevamo, abbiamo provato varie cose. Una su tutte, appunto, Nintendo Switch, come passa dalla base, diciamo dall'essere portatile al televisore, in un lampo. Basta appoggiarla o toglierla e, come vedete, il gioco viene traslato in pochissimi istanti dalla TV al Nintendo Switch vero e proprio, allo schermino portatile, definiamolo così. Dopodiché ci ha fatto vedere il ragazzo che appunto si occupava di dimostrarci tutte le caratteristiche, che si poteva appoggiare e addirittura, volendo, si poteva giocare con un qualsiasi controller. Si poteva giocare con il controller quello che troveremo all'interno della scatola di Nintendo Switch, quindi
composto dai due Joy-Con più la parte centrale che funge anche da collegamento USB e quindi anche da caricabatterie. Poi abbiamo potuto provare anche il controller Pro, che si dimostra effettivamente più ergonomico di quello che troveremo all'interno della console. Non di molto però, devo dire la verità. Questo ricorda molto l'Xbox One, il controller di Xbox One. L'altro invece è un pochino più piccolo, leggermente meno ergonomico, ma sempre funzionale. Su questo ve lo posso assicurare, quindi non preoccupatevi. Se diciamo non volete spendere subito per un Pro Controller, andrete tranquillamente anche con quello che troverete nella confezione. Ci mancherebbe altro. Lì invece vi abbiamo fatto vedere la cassettina dietro dove si dovranno attaccare i vari fili per la base, per il dock. E qui invece vi mostriamo quanto è sottile, perché un'altra delle cose incredibili, ora qui vabbè c'era anche la linguetta per tenerlo in piedi, era tirata su, ora l'abbiamo abbassata. Una delle cose più incredibili di Nintendo Switch è sia quanto è sottile, sia quanto è leggero. Qui c'era anche l'antitaccheggio, quindi diciamo non era facilissimo accorgersi del peso reale, però devo dire che già così era molto leggero, quindi la portabilità è assicurata. Qui abbiamo messo a confronto i Joy-Con, la grandezza dei Joy-Con con un 3DS standard, quindi non un XL, quello era un 3DS standard. Ovviamente avrete visto c'era la cover, quindi da quello si poteva dedurre. E qui invece vi faccio vedere un attimo i vari dettagli dei Joy-Con. Questo è quello di destra, infatti c'era scritto R e ZR. Quello è la clip che facilita, rende un pochino più agevole la pressione dei dorsali LR, e poi appunto c'è il diciamo lo stick analogico con i quattro pulsanti. Vi dico solo che inizialmente pensavo che la disposizione dello stick analogico un po' più spostato potesse dare qualche problema. Invece, nonostante io abbia delle mani abbastanza grosse, non ho avuto alcuna difficoltà a gestire i giochi anche con questa versione appunto minuscola di controller. Come vedete, infatti, è piuttosto minuscola proprio perché nelle mie mani quasi sparisce in realtà, ma è molto ergonomico. Infatti, come vedete, il tasto ZL in quel caso viene utilizzato anche proprio per l'impugnatura, che rende anche molto più sicura e salda la presa sulla console in versione portatile. Qui abbiamo dato un'occhiata perché subito dietro ad Arms e a Zelda c'era questo Snipper Clips, un giochino che sembrava molto molto semplice, molto piccolo, ma che in realtà era divertentissimo. In cooperativa è un must. Se potete poi provarlo, fatelo, perché veramente vi divertirete un sacco. Qui invece siamo nella zona Mario Kart, si poteva provare il gioco in varie configurazioni anche in questo caso. Questa ovviamente è quella portatile. Qui vediamo la pista di Yoshi, è una delle piste presenti nei DLC, nelle piste scaricabili, ma che all'interno di Mario Kart 8 Deluxe saranno invece tutte integrate nello stesso pacchetto. E filava come una scheggia. Tra l'altro l'abbiamo provato anche in versione split screen, quindi in due giocatori, e anche in quel caso il gioco andava come una scheggia. Mentre su Wii U si perdeva qualcosina, poca roba, qui invece tutto era garantito da una fluidità granitica anche in split screen, quindi il massimo. Subito dietro a Mario Kart 8 Deluxe c'era Splatoon 2, con tanto di secchi di vernice su cui sedersi. E anche in questo caso lo stesso discorso di prima. Il gioco qui viene provato da Oscar attraverso uno schermo televisivo, quindi lui stava giocando con un controller standard, eccolo qua che arriva, il controller Pro addirittura, e quindi stava giocando insieme ad un altro ragazzo che, come avete visto prima, invece stava giocando in versione portatile. Quindi anche questa è un'altra di quelle grandi caratteristiche che possono davvero fare diciamo grande appunto Nintendo Switch, nonostante sia molto piccola. Io qui ve l'ho un po' inquadrata in vari modi, ma era davvero piccina, sembra molto portatile, anche se poi appunto vi spara dei giochi sullo schermo decisamente notevoli. Infine qui c'era un po' una carrellata degli ultimi giochi, alcuni li troveremo già al lancio, altri arriveranno dopo qualche giorno in alcuni casi, o dopo qualche mese per altri.
abbiamo Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers, che è il classico Street Fighter 2 con tutti i personaggi di Super Street Fighter 2, oltre a Violent Ken, Evil Ryu e Akuma, si vedono qui nella schermata di selezione. E ovviamente, ecco, una grafica tutta nuova, è stata fatta una grafica rinnovata che permetteva appunto di godersi un gioco molto più in stile quasi cartone animato. Le animazioni ora qui non sono riuscito a prenderle molto da vicino, ma rendevano benissimo l'idea proprio di un cartone animato. Se poi invece volete la classica grafica di Street Fighter 2, ci sarà anche quelle, quindi non avrete problemi per scegliere il vostro, per giocare a Street Fighter 2 ovunque vorrete. Poi qui c'era Bomberman, un gioco bellissimo, ovviamente un classico, ma in questo caso difficilissimo. Non ho visto nessuno, siamo rimasti lì un 10 minuti, un quarto d'ora, non abbiamo visto nessuno riuscire a battere la CPU. Non sappiamo a che livello di difficoltà fosse impostato, ma era veramente notevole la difficoltà appunto degli altri bombaroli che cercavano e riuscivano a farci fuori. Qui invece diamo un'occhiata a Fast Remix, qui ci sta giocando di nuovo Oscar attraverso il Joy-Con, uno dei due Joy-Con. Questo non è un gioco particolarmente semplice, lo si vede dalla velocità smodata a cui va, a cui vanno le navicelle, eppure anche con un Joy-Con, quindi col controller piccolino, si riusciva a gestire il, diciamo, la propria vettura, chiamiamola così, attraverso le piste intricate che venivano proposte. Quindi anche quello era un segnale del fatto che giocare con un solo Joy-Con è, non solo è possibile, ma è anche discretamente comodo. Qui invece abbiamo visto Has-Been Heroes, questo gioco un po' RPG, un po' di strategia, che dovrebbe arrivare anche questo intorno ai primo periodo di Nintendo Switch. E poi non potevamo che chiudere con una clip di Super Mario Odyssey, che però era presente soltanto con un cartonato con cui farsi delle foto e il trailer che abbiamo conosciuto. Io vi ringrazio per essere stati con noi, spero che il video vi sia piaciuto e abbia chiarito qualche dubbio. Noi siamo qua, se volete scriverci nei commenti ci trovate, altrimenti sul sito internet. Ciao!